One Billion Rising, un evento mondiale che si sta svolgendo anche a Taranto. È il 14 febbraio, la festa degli innamorati, ma le donne ballano per i diritti delle donne stesse e dei bambini. La città di Taranto non ha voluto essere da meno. Siamo con l'assessore, l'avvocato Gina Lupo, assessore comunale alla cultura e pubblica istruzione, nonché nella fattispecie, nello specifico, consigliere di parità della provincia di Taranto. La tutela dei bambini e delle donne in un giorno in cui i cuori palpitano. Bellissima questa idea del flash mob, perché il flash mob è un ballo al suono della musica. La musica è la stessa in Italia, in Europa, nel mondo. Da 5 anni che si fa questa manifestazione. Sono felice che Taranto è presente. Attraverso il ballo noi gridiamo di spezzare le catene, ci rivolgiamo alle donne. Le catene virtuali sono quelle che impediscono alle donne di denunciare e di continuare a vivere per anni una situazione molto difficile da un punto di vista emotivo. Quindi spezziamo le catene, ma vuol dire anche insegniamo ai bambini il rispetto per le donne più piccoli. Spezzare le catene significa no alla violenza contro donne e minori, e la presenza di 18 associazioni della città di Taranto e provincia, col capofila Letra, ma con me come consigliera di parità che ha sposato questa cosa e stiamo ballando tutte insieme, sta a significare che forse ce la possiamo fare, ma soltanto attraverso il fare rete ce la faremo a spezzare appunto le catene.